La fortezza di Bardi sorge sul grande masso che domina lo splendido panorama della Valle del Ceno. Le fondamenta poggiano sulla roccia di diaspro rosso, una roccia di silicio particolarmente compatta che nel periodo paleolitico serviva ai primi gruppi di cacciatori per preparare utensili di pietra scheggiata. Infatti, non molto distante dal castello, sono stati trovati resti di lavorazioni, pietre scheggiate e anche qualche utensile finito. La presenza umana continuò in maniera incostante durante tutto il periodo romano. Ma è con le invasioni barbariche che il territorio si popolò in maniera definitiva. Un gruppo di guerrieri longobardi, nel VII secolo, si insediò stabilmente con un villaggio ai piedi del grande masso di Diaspro. Nell'898 metà della rocca di Bardi fu acquistata da Everardo, vescovo di Piacenza. In questo periodo, per difendere la popolazione dalle scorrerie degli Ungari, iniziò il fenomeno dell'incastellamento, cioè la costruzione di rifugi, delle adeguate opere difensive e di fortificazione. Tutta la popolazione della zona, in caso di pericolo, poteva rifugiarsi all'interno delle mura. Da questo momento, la storia del borgo si identifica con quella della fortezza. Dal XIII secolo, il castello divenne proprietà dei Landi. Nel 1255 venne distrutto e per due volte nel 1270 e nel 1307 venne espugnato. Nonostante queste sconfitte, l'autonomia dei Landi continuò a crescere, tanto da acquisire il privilegio di battere moneta alla metà del Cinquecento ed essere eletto marchesato dall'imperatore Carlo V. Il castello in questo periodo assunse la struttura pressoché definitiva, così come oggi la vediamo. Nel 600 il castello si arricchì di elementi nuovi: affreschi nelle sale, soffitti a cassettoni, una quadreria con opere del Botticelli e del Parmigianino. Divenne proprietà dei Farnese nel 1682, poi del Borbone nel 1764 e venne progressivamente trasformato da fortezza a castello residenza. Thank you.
ai piedi del castello c'è il rivellino, opera difensiva posta prima del ponte levatoio. Le persone erano costrette a passare fra il muro e la roccia, esposte al tiro ficcante, ossia dal lato, e soprattutto a quello piombante, dall'alto, con sassi, acqua e pece bollente. Dal rivellino inizia il battifolle, un camminamento fortificato che porta all'ingresso del castello. È estremamente stretto, con mura a gomito dotate di feritoie e un percorso molto tortuoso. Gli assalitori dovevano passare uno per volta e i difensori potevano colpire con mazze, spade e con le frecce dalle feritoie. Dopo questo ulteriore sbarramento c'era un'altra fortificazione dove oggi c'è la porta arcuata. L'ingresso era il punto debole di ogni castello e per questo motivo era estremamente protetto. Si giunge finalmente all'ingresso principale, difeso dal ponte levatoio e dal corpo di guardia. Un eventuale assalitore era tenuto costantemente sotto tiro dai difensori attraverso aperture come queste archibugiere dal caratteristico taglio orizzontale. Lungo le mura del castello possiamo vedere anche le feritoie verticali adatte per archi e balestre risalenti al periodo medievale e le cannoniere di forma rotonda ricavate in epoca successiva. Appena dopo l'ingresso si apre l'enorme androne che in caso di attacco si riempiva della popolazione locale con le loro masserizie, animali e cibarie. La ghiacciaia è un locale ancora oggi gelido. Dal foro del soffitto si faceva cadere la neve che, una volta compattata, diventava una massa di ghiaccio. Era possibile così conservare la carne e altri cibi particolarmente deteriorabili. In questo edificio si trovano gli acquartieramenti dei soldati, gelidi d'inverno e freschi d'estate. I soldati erano gente robusta e temprata. Dormivano ammassati in queste stanze, arredate con il minimo indispensabile. Oggi i locali che ospitavano la guarnigione del castello sono la sede del Museo della Civiltà Valligiana, curato dal Centro Studi della Valle del Ceno. Da questa scala a chiocciola si arriva ai camminamenti di ronda. La scala è destrorsa per agevolare i difensori e impedire agli assalitori di usare la spada impugnata con la mano destra. Sui camminamenti di ronda vigilavano le sentinelle di guardia. Da questa prospettiva potevano controllare un territorio molto vasto, le valli del Ceno e del Noveglia, i boschi e le foreste circostanti. Si arriva alla torre di guardia, che consente una visuale a 270 gradi sul territorio. Vicino al pavimento si trovano le piombatoie o caditoie, fessure attraverso le quali venivano fatte cadere pietre, acqua e pece bollente. Dalle feritoie si tirava direttamente sul nemico con archi e balestre, pur essendo protetti dalle mura. Si arriva poi alle segrete e nelle sale di tortura. In queste stanze sono raccolti alcuni degli strumenti di tortura utilizzati all'epoca.
La cucina è una grande stanza con il forno per il pane. Le dimensioni del forno danno un'idea di quante persone fossero presenti nel castello. Il luogo d'incontro privilegiato, dove era possibile avere cibo e contatti umani, era la taverna. Frequentata da viandanti, soldati, malfattori e prostitute, in questo locale era possibile anche dormire, seppure nella più totale promiscuità. Di fronte alla taverna si trova la piazza d'armi, che nel Medioevo era più vasta, non essendoci alcune strutture costruite successivamente. Ospitava un giardinetto e, probabilmente, anche un orto. Nel 600 furono costruiti il Salone dei Principi, le Sale della Signora e le Sale del Signore. Le stanze, alcune delle quali con pregevoli soffitti a cassettoni e raffigurazioni di putti, ninfe e satiri, costituivano la dimora del Signore. Vi si amministrava la giustizia, si davano banchetti, si facevano dormire gli ospiti. Oggi vengono utilizzate per le mostre annuali del castello. La costruzione più protetta del castello è il mastio, costruito dai Landi nel XIII secolo. In caso di pericolo vi si rifugiavano il signore, la sua famiglia e i soldati rimasti. Dalla sommità alla cosiddetta battagliera venivano scagliate le frecce. I sassi, lasciati cadere, battevano contro la scarpa, ossia la base sporgente del mastio, e rimbalzavano colpendo gli aggressori. Il mastio di Bardi divenne successivamente una prigione. Al primo piano si possono notare alcune scritte lasciate dai carcerati. Il castello di Bardi è uno dei più possenti d'Italia e d'Europa. Ancora oggi mostra il suo aspetto poderoso e rude. L'impronta originaria è squisitamente medievale e il sovrapporsi di epoche diverse non ne ha intaccato l'armonia e l'equilibrio architettonico.